il convegno di questo pomeriggio affronta un tema, diciamo, di cui si è parlato tanto, in Italia si è fatto poco, cioè quello di capire se esiste, se è necessario, se è bene che ci sia un grande partito liberale che nel titolo abbiamo messo di massa, secondo un antico slogan di cui si era parlato negli anni passati. C'è stata l'esperienza di Forza Italia, che ha avuto anche un grande successo nella sua fase iniziale, ma diciamo, venuta meno, ridottasi la dimensione e la forza elettorale di Forza Italia, questo tema rimane irrisolto. Esistono molte forze liberali in Italia, però sono divise in molti partiti e nei due schieramenti. Quello di cui oggi vorremmo un po' dibattere è se serve questa forza politica liberale in Italia e se è possibile radunare le forze liberali in un unico soggetto che abbia anche diverse anime, diverse componenti, e poi dove questo soggetto si debba collocare, centrodestra o centrosinistra, oppure se debba essere indipendente da entrambi i poli, cosiddetto terzo polo di cui si è sempre parlato. Questo è un pomeriggio in cui ci confrontiamo con altri amici che hanno avuto o hanno esperienze politiche nell'ambito del centrodestra, del mondo liberale, su quale possa essere il futuro di quest'area culturale, proprio perché politica, all'interno del contesto dei partiti che oggi sono nello scenario politico. E conto che da questa giornata esca qualche idea rispetto al futuro del pensiero, non tanto del pensiero liberale quanto del mondo liberale, che ha tanti pensieri che può mettere a disposizione della politica in tutti i campi e che noi cercheremo di rappresentare all'interno sia di questo convegno sia delle esperienze nelle aule consigliari laddove avremo la possibilità di farlo. Questa iniziativa è una delle tante che sono state fatte nel corso degli anni. Devo dire che è una rivolta contro ciò che non funziona, che generalmente non va troppo bene, perché poi alla fine, per un motivo o per l'altro, il Partito Liberale non diventa né di massa né, a dire la verità, di minima. Quindi noi però continuiamo con grande buona volontà ad affermare la necessità di un partito che difenda lo Stato di diritto, la libera economia di concorrenza e i diritti civili e umani. Nel nostro paese ora questa situazione è piuttosto in crisi. La destra ha vinto l'elezione, non è la destra a cui in tempi molto lontani pensava Berlusconi quando lanciò lo slogan del Partito Liberale di massa. Noi ci proviamo e soprattutto in momenti come questi, dove non solo l'Italia ma anche l'Europa, di fronte alla sfida del criminale di guerra Putin, deve mettere insieme le sue energie, penso che sia assolutamente necessario. Mi sembra di poter dire che oggi il futuro di Forza Italia si giochi in realtà in una scacchiera che è quella europea. Perché? Perché la politica italiana avrà questo confronto che saranno le elezioni politiche per le elezioni europee, e mi sembra che oggi l'esponente principale di Forza Italia, l'onorevole Tajani, sia stata molto chiara nel dire, a fronte della proposta che ha fatto Salvini, cioè riuniamo le destre in Europa, sia stato molto chiaro nel rispondere: no, un attimo, noi vogliamo unire le forze che credono nell'Europa e di conseguenza non facciamo alleanze con chi nell'Europa non crede. E questo credo che sia stato una dichiarazione che ha dato un confine al nuovo percorso di Forza Italia molto chiaro, molto netto. Abbiamo organizzato questo pomeriggio di approfondimento culturale, politico, con dei personaggi del mondo politico, tutti ex parlamentari, che hanno sicuramente dato, ognuno da un punto di vista leggermente diverso, una visione importante di come ci sia bisogno nel nostro paese di una forza liberale democratica, liberale socialista, che occupi una posizione di centro e che sia effettivamente una forza liberale che riproponga quello spazio culturale politico che si è perso nel nostro paese, diviso da questo dualismo centrosinistra-centrodestra, e invece che ha una sua forte rappresentanza.